Se sei uno dei pochi fortunati a possedere una RTX 3080, magari messa in coppia con un i9 11900K 32 GB di RAM e hai un monitor 1080p 60 Hz, beh, credo che questo video faccia proprio per te. Perché? Perché è ora di cambiare il monitor. E adesso andrò a farti vedere un pochettino quali parametri andare a considerare quando si tratta di cambiare il tuo monitor da gaming. E prima di andare al vivo del video, ti ricordo che oggi c'è lo sponsor, che dura 45 secondi. E se vuoi, puoi skipparlo. Ma io ti consiglio di non farlo. Metal PC Custom è lo store tutto italiano a cui rivolgervi per il vostro prossimo PC. Con un'ampia scelta di schede madri, processori, schede video, RAM e chi più ne ha più ne metta, è uno dei negozi più forniti e con il servizio assistenza migliore che abbia mai trovato. Infatti tutto lo staff è disponibilissimo, simpaticissimo e soprattutto preparatissimo. Sia che siate neofiti, sia che siate professionisti, per quanto riguarda il mondo dei PC, sarete seguiti dall'inizio alla fine del processo d'acquisto e soprattutto riceverete assistenza successiva all'acquisto se mai doveste avere qualche problema. Metal PC Custom, tutti i link sono in descrizione e ricordate di dire che vi manda il punto .rg. Prima di tutto, perché scegliere un buon monitor è importante per la tua gaming experience, cioè per la tua esperienza di gioco? Perché fondamentalmente tu non usi il monitor solo per giocare, ce l'hai davanti agli occhi per andare su internet, guardare video su YouTube, magari studiare, quindi avere un monitor che sia un ottimo compromesso tra prestazioni sia in game che out of the game è una cosa abbastanza preponderante secondo me, quindi andrò a farti vedere i parametri che io considero quando devo andare ad acquistare un monitor da gaming. La prima cosa che secondo me bisogna tenere a mente è innanzitutto lo spazio in cui andrà posto il monitor, perché a questo spazio corrisponderà la dimensione del monitor. Ci sono monitor di varie dimensioni, ovviamente 24 pollici di diagonale, 27 32 34 38, ne abbiamo davvero di tutti i colori, ma a una diagonale precisa dovrebbe corrispondere anche una risoluzione precisa, perché un monitor con diagonale 24 pollici e risoluzione 4K, a meno che non venga visualizzato effettivamente a questa distanza, cioè circa 10 cm, non ha proprio senso, perché non vai a vedere i benefici del 4K. In pratica, i pixel, il numero di pixel del 4K non viene spalmato al meglio su una superficie così piccola. Infatti quello che consiglio io per un monitor 24 pollici è una risoluzione Full HD o 1080p, cioè 1920x1080. Per un monitor 27 pollici è una risoluzione QHD, quindi 2560x1440, e per un monitor 32 pollici, che so che è proprio il minimo se vogliamo andare in risoluzione 4K, o UHD, Ultra HD, quindi 3840x2160. Se sei interessato a saperne un pochettino di più sulla questione, cioè come l'occhio riesce a vedere questi pannelli, beh, ho fatto un video che ti lascio qui, che puoi andare tranquillamente a controllare. La seconda cosa che io tendo a considerare quando si tratta di scegliere un monitor da gaming è il tipo di pannello. Diciamo che fondamentalmente esistono tre macro categorie di pannelli, cioè un pannello TN, che è una tecnologia un po' più vecchia, un pannello IPS, anch'essa è relativamente vecchia come tecnologia, e un pannello VA. Allora, il pannello TN era quello lì preponderante fino a qualche tempo fa per il gaming, perché non avendo dei colori così belli, diciamo, riusciva a raggiungere delle frequenze di aggiornamento molto più alte e dei tempi di risposta molto più bassi. Col tempo però si è riusciti a migliorare i pannelli IPS. Fino a qualche tempo fa questi pannelli IPS erano ottimi per la grafica. Infatti il pannello che vedete qui, questo qui che voi vedete, questo qui è un IPS. È un 4K 28 pollici, ma questo qui mi serve solamente, non ci devo giocare, mi serve appunto per l'accuratezza colore che ha. E questi pannelli IPS in pratica avevano dei tempi di risposta davvero troppo alti per essere ottimi in game. Ma nell'ultimo anno, negli ultimi 2-3 anni, comunque, sono cominciati a uscire dei pannelli fast IPS con alto refresh rate e tempi di risposta davvero bassi, con dei colori davvero fantastici. Praticamente i monitor di
di Alienware, i monitor di LG, sono ottimi esempi. Costano davvero tanto perché questa qui è una tecnologia nuova, è una tecnologia innovativa, ma che comunque dà degli ottimi risultati. Un ottimo compromesso tra TN e IPS è il pannello VA. Il pannello VA, beh, in pratica offre degli ottimi tempi di risposta, delle frequenze molto alte e dei colori che non sono smorti come i TN, non sono accurati come gli IPS, ma sono, diciamo, saturi. Sono belli da vedere in game, non sono assolutamente adatti per la content creation, non sono adatti per fare fotoritocco o comunque color grading su video o foto, ma sono davvero piacevoli da vedere all'occhio e soprattutto in game dove magari un contrasto più acceso, dei colori più vividi servono a farvi spottare prima un nemico o a vedere una situazione di potenziale pericolo un pochettino prima, casomai in aree un po' più scure o un po' più chiare. Adesso arriva la parte interessante, e cioè il refresh rate del pannello, cioè quante immagini al secondo il vostro monitor è in grado di farvi vedere. Perché se avete un monitor a 60 Hz, il vostro pannello riuscirà a farvi vedere soltanto 60 immagini al secondo. 60 immagini al secondo in un titolo competitivo, uno sparatutto, beh, cominciano a essere effettivamente poche se volete essere reattivi al 100% e riuscire a capire cosa stia facendo il vostro avversario e reagire di conseguenza. Infatti, per il gaming competitivo, io suggerisco almeno pannelli che abbiano un refresh rate di 144 Hz. L'occhio umano riesce a vedere circa 240-260 frame al secondo. E se siete più interessati alla questione, beh, vi lascio qualche video qui che potrebbe comunque aiutarvi a capire meglio il tutto. Ma per un'esperienza di gioco davvero soddisfacente, ciò che consiglio io sono i pannelli ad alto refresh rate, quindi da 144 Hz in su, diciamo tra 144 e 240. Quando io mi buttai ormai 4 anni fa nel mondo dei pannelli ad alto refresh rate, avevo un 2K, quindi QHD, 144 Hz e costò davvero tanto, ma al giorno d'oggi i prezzi, beh, sono scesi un bel po' e la tecnologia è molto più accessibile a molte più persone, ecco. Il tempo di risposta, questo grande interrogativo. Come ho detto prima, qualche tempo fa i pannelli IPS, dato che erano fatti per solamente andare a ritoccare foto, andare a ritoccare video, non avevano un tempo di risposta molto alto, che si aggirava intorno a circa 5 millisecondi, 4-5 millisecondi. Se invece andiamo a vedere al giorno d'oggi, i pannelli Fast IPS riescono a raggiungere un tempo di risposta di 1 millisecondo. Ma voi vi starete domandando che cos'è il tempo di risposta? Il tempo di risposta di un pannello è il tempo in cui un pixel passa dal grigio al nero al grigio. Un tempo di risposta troppo lento, e andiamo a parlare di 5 millisecondi in su, beh, può creare il fenomeno del ghosting. Che cos'è il fenomeno del ghosting? O motion blur, cioè sfocatura di movimento, è quando un personaggio si muove nello schermo e i pixel non riescono a cambiare colore abbastanza velocemente e questo personaggio praticamente, o comunque qualsiasi oggetto in movimento, lascia alle sue spalle una scia, appunto ghosting, cioè fantasmante. Che figo fantasmante, vero? Al giorno d'oggi, per giocare bene, beh, io direi che un pannello che abbia dai 2 millisecondi in giù è la cosa migliore. Tutti i pannelli che ho qui, e io qui adesso ho tre monitor, un TN, un VA e un IPS, hanno un millisecondo di risposta. Io potenzialmente potrei giocare su tutti e tre. Ci sono anche pannelli con 0,5 millisecondi di risposta, ma lì io credo che effettivamente sia una cosa più di marketing, non è effettivamente utile a rendere la vostra esperienza di gaming migliore, è semplicemente per dire guarda, abbiamo il primo pannello con 0,5 millisecondi di risposta. Non ne ho provati di persona, quindi non saprei proprio darvi un feedback veritiero con mano sul prodotto, però mi puzzicchia un po', diciamo. Un'altra cosa che io tendo a tenere in considerazione quando si tratta di monitor da gaming è il form factor del monitor. Fondamentalmente esistono vari form factor. Qualche tempo fa era in vigore ed era la norma il 4 terzi. Avete presente i vecchi, praticamente, monitor da PC, quelli quadrati quasi? Beh, quelli lì erano in 4 terzi. Adesso abbiamo i monitor rettangolari, cioè con rapporto 16 noni. Io al momento ho due 16 noni e davanti a me ho un 21 noni. Ma esistono anche i 32 noni. Quali sono i benefici di un monitor ultra wide?
una risoluzione maggiore, perché questo qui è un 3440x1440, risoluzione maggiore rispetto a un 16 noni, sì, più bassa rispetto a un 4K, quindi con una scheda video adeguata si può effettivamente sfruttare questa risoluzione. In game, avere più porzione di gioco da vedere vi dà effettivamente un vantaggio tecnico, perché riuscite a vedere molto più di quanto riesca a vedere una persona con un monitor a 16 noni. Valgono la pena? Dipende, perché tutti i giochi li supportano, sicuramente tutti i giochi supportano queste risoluzioni, non tutti però le supportano in maniera egregia. Perché non tutti i giochi lo supportano in maniera egregia? Beh, perché diciamo che il gioco deve focalizzare l'attenzione del giocatore al centro dello schermo, ok? Quindi è come la visione periferica dell'occhio, va bene? Ai lati si tende a dare meno dettaglio, va bene che la risoluzione è maggiore, però casomai quando ci si va a muovere a destra o a sinistra, i dettagli non sono così chiari. Ma vi ripeto, questo qui credo sia voluto dalla maggior parte degli sviluppatori, perché sta a simulare appunto la visione periferica dell'occhio in contrasto con la visione centrale. Ultima cosa da considerare quando si va a scegliere un monitor da gaming è effettivamente la vostra scheda video. Ma come si sceglie una scheda video da gaming adatta alle vostre esigenze? Beh, di questa cosa ne parleremo in un altro video. Detto ciò ragazzi, fatemi sapere voi cosa ne pensate, quali siano i vostri criteri per andare a scegliere un monitor da gaming, quali monitor da gaming avete, sono estremamente curioso, perché in descrizione ci sono anche i miei monitor. Io utilizzo 3 monitor diversi, perché oltre a fare video su YouTube io streamo, e in descrizione c'è comunque il link del mio canale Viola, se volete venire a trovarmi, a fare qualche domanda, a dire ehi ciao, ho guardato il tuo video. Vi ricordo oltretutto di mettere un mi piace, di iscrivervi al canale, di accendere la campanella per rimanere sempre aggiornati sui video del Punto.rg, e andate anche a fare un giro sul canale perché ci sono tanti altri video interessanti. Grazie mille e ci vediamo alla prossima, sempre qui sul Punto.rg, sempre qui col vostro G. Ciao ciao belli.